E grazie di essere presenti a questo incontro, ringrazio il professor Guido Barbujani, docente dell'Università di Ferrara, che questa sera avrà modo di parlarci di un tema che si collega alla giornata particolarmente significativa, che è quella, come ormai da alcuni anni il nostro paese si appresta a celebrare, il 27 gennaio del 2009, ma ogni 27 gennaio, perché come sapete nel 27 gennaio del 1945 fu liberato il campo di Auschwitz-Birkenau dall'Armata Rossa, entrarono i soldati dell'Armata Rossa proprio liberando i pochi ormai sopravvissuti di Auschwitz e di Birkenau, perché molti, come sapete, sono stati poi oggetto di una trasferiti dai nazisti, e per cui rimasero pochi sopravvissuti, oltre al fatto che non era. Ecco, questa giornata che è stata voluta dal Parlamento e che ricorda le vittime della Shoah ci dà la possibilità di riflettere su un argomento quale oggi cercheremo di affrontare, che è per l'appunto la diversità, partendo da alcune riflessioni che sono contenute nelle ricerche che poi sono state oggetto anche di pubblicazioni, interessanti pubblicazioni. E in particolare vorrei dire che questo tema, cioè quello della memoria, che si collega anche alla necessità di non perdere il filo della memoria ma di attualizzarla, mi ha sorpreso che proprio ieri sul Corriere della Sera sia stata pubblicata una ricerca che testimonia come il tema dell'antisemitismo anche nel nostro paese non sia un tema ancora del tutto superato, tant'è che il 12% degli italiani si ritiene o comunque viene inserito all'interno di questa categoria di antisemitismo. I temi che cercheremo di affrontare questa sera sono per l'appunto legati al tema della diversità e partendo proprio dalle riflessioni contenute in questo libro è importante cercare di capire, ecco, riprendo un po' le tue riflessioni, che la parola razza non identifica nessuna realtà biologica riconoscibile nel DNA della nostra specie e che perciò non c'è nulla di inevitabile o di genetico nella identità etniche o culturali. Le razze ce le siamo inventate noi e abbiamo prese sul serio per tantissimi secoli, e attraverso questa idea della razza per l'appunto si è giustificato lo sterminio di intere popolazioni che credevano, secondo elementi culturali propagandati dall'ideologia nazista ma anche fascista, quelle che venivano definite come Untermensch, cioè subumani. I nazisti credevano che gli ebrei, gli slavi, gli zingari, gli africani, gli elementi asociali, ma anche i disabili mentalmente o fisicamente, gli omosessuali, i criminali, le prostitute, i mendicanti, i liberali, gli oppositori politici, fossero per l'appunto geneticamente inferiori e culturalmente inferiori. Questa idea della subumanità ha giustificato per l'appunto il massacro di milioni di persone e credo che sia importante oggi affrontare questi temi partendo anche per l'appunto da una realtà oggettivamente scientifica, cioè la biodiversità umana, che è la somma delle differenze e il prodotto soprattutto di quei fenomeni che si chiamano mobilità e anche spesso per l'appunto la tendenza ad ibridarci delle popolazioni umane. E lascio la parola al professore, che ringrazio e che ci darà la possibilità, attraverso, noi pensavamo di coordinarlo un po' così questa prima parte, dedicandola per l'appunto alla presentazione delle sue riflessioni e poi dopo, come al solito, come tradizione, di aprire poi il dibattito attraverso domande specifiche. Per cui grazie e a te la parola. Buonasera, intanto grazie a voi per avermi invitato, a Gianluca Grassi che ha fatto lo sforzo di insistere quando gli dicevo ma forse non vengo.
e grazie anche per la data che avete scelto. È stato forse un po' una coincidenza, però indubbiamente il 27 gennaio, giorno che, come ha ricordato giustamente Nando Rinaldi, corrisponde alla liberazione del campo di Auschwitz a parte dell'Armata Rossa, cosa che si tende a dimenticare. Nel film di Benigni, per esempio, se vi ricordate, erano gli americani che arrivavano a salvarlo. Non si diceva che il campo fosse Auschwitz, però il campo era Auschwitz. In questa giornata, insomma, è importante parlare dei temi della razza. Il giorno della memoria, comincio con questa piccola riflessione che mi è venuta in mente in questo momento, è una scadenza importante e al tempo stesso negli ultimi anni è diventata una cosa molto varia. Ed è stata anche l'occasione per ottenere da parte di persone con un passato burrascoso una facile etichetta di antifascismo o comunque di atteggiamento di disponibilità nei confronti degli ebrei e dello Stato di Israele. Non mi riferisco certo alle riflessioni del Presidente della Camera Fini, che a mio parere vanno considerate con grande attenzione e prese davvero molto sul serio. Ma a parte l'onorevole Gianfranco Fini, vedo delle facce perplesse, però questo è quello che penso e ve lo dico. C'è stato un gettarsi su queste celebrazioni, un uso dell'aggettivo spregiudicato, e bisogna starci un po' attenti, perché se davvero si vuole preservare la memoria, allora bisogna che questa memoria sia storicamente accurata. Cosa c'entri la biodiversità umana con il razzismo e con l'antisemitismo? È un tema abbastanza controverso e io stesso ho cambiato idea parecchie volte. Inizialmente pensavo che c'entrasse moltissimo, razza, razzismo, sono praticamente la stessa parola. Poi a un certo punto mi sono convinto che no, che non c'entrano quasi niente, che sono due fenomeni, due cose indipendenti. E adesso invece sono tornato a pensare, chissà cosa penserò dopo domani, ma adesso sono tornato a pensare che le due cose invece abbiano un rapporto, che però non è un rapporto banale. Fino a qualche tempo fa, lo studio della biodiversità umana, del perché siamo fatti come siamo fatti, perché siamo tutti diversi, era una cosa molto interessante che riguardava forse un 500 persone in tutto il mondo, tra cui io. Insomma, si litigava molto perché gli scienziati litigano, ci divertivamo molto perché è un tema interessante, fine della storia. Adesso se ne parla nelle piazze. E se ne parla nelle piazze non perché abbiamo fatto chissà quale scoperta innovativa, ma perché questi temi sono diventati d'attualità e lo sono diventati perché c'è l'immigrazione. Ci troviamo a contatto con delle persone che hanno un aspetto, un modo di comportarsi diverso dalle persone con cui eravamo abituati a rapportarci. E naturalmente questo rende i rapporti anche più difficili. Ecco, la sensazione che ho è che ricorrere alla biologia, ricorrere allo studio della biodiversità umana, ricorrere ai geni, significhi imboccare una scorciatoia apparentemente facile, ma illusoria, che ci permette di evitare un compito molto difficile e molto faticoso, che è quello di rapportarci con chi non la pensa come noi. Allora, molti di voi sono giovani qui, ma c'è qualcuno che ha la mia età più o meno e si ricorderà di un'epoca in cui nelle assemblee a un certo punto saltava su uno e diceva invariabilmente: il problema, ragazzi, è politico. E io credo che sia una frase da ripetere: il problema, ragazzi, è politico. Se vogliamo cominciare a ragionare sui diritti, alla fine di questo che si parla, sui diritti di persone che vivono qua tra noi, ma che non ci sono nati, o che essendoci nati non hanno il passaporto italiano perché i genitori non ce l'hanno, dobbiamo affrontare un complicato negoziato con della gente che sarebbe più facile mettere a tacere dicendo: tu non hai i miei stessi diritti, perché chi ha il diritto di essere un cittadino senza se e senza ma è chi qui è nato, e tu non hai gli stessi diritti perché sei biologicamente diverso da me. Una scorciatoia facile che, forse non nella forma rozza con cui ve la espongo, ma in forme più articolate, in realtà è stata più o meno adottata in varie occasioni. Noi italiani, e qui torno al tema del 27 gennaio, in realtà dovremmo starci attenti, perché queste commistioni tra scienza e politica, il tentativo di utilizzare dei dati scientifici, spesso interpretati in maniera strampalata, per far passare poi dei messaggi che sono essenzialmente politici, questa esperienza noi l'abbiamo già fatta. L'abbiamo già fatta con le leggi razziali del 38 e con una rivista che si chiamava La difesa della razza, una rivista
che è uscita a partire dal 38 fino al 1943, poi con l'armistizio della Repubblica di Salò non c'è stato più tempo per queste cose, e che sostanzialmente ha preparato il terreno, ha preparato l'opinione pubblica a delle leggi che per la prima volta discriminavano una quota di italiani sulla base semplicemente della loro etichetta razziale. Gli ebrei e i neri, non dimentichiamoci che in quegli anni l'Italia era la capitale di uno sgangherato impero coloniale e c'erano una decina di milioni di persone di pelle nera sul cui status, un po' come per i palestinesi nei territori occupati oggi, sul cui status si discuteva. Nessuno si sognava di farli diventare cittadini italiani a tutti gli effetti, però ci si chiedeva che cosa bisogna fare con questi. E naturalmente l'idea del regime all'epoca era quella di difendere gli italiani veri senza se e senza ma. Come difenderli? Beh, basta guardare questa copertina, questa era gente che ci sapeva fare con la comunicazione, sapeva comunicare molto bene. L'idea è di difendere la razza col moschetto. Stabilire una separazione, come indicato anche da questo pezzo della figura in basso, da un lato tra questa statua che rappresenta la romanità, noi quelli giusti, e un gladio che, come vedete, la separa dall'ebreo e dal nero africano. Il primo numero della difesa della razza comincia con un decalogo, anche questo una forma di comunicazione molto efficiente, dettato sostanzialmente da Mussolini. Poi, se volete, magari in sede di discussione vi racconto anche un po' la storia di questo decalogo perché è molto interessante, però essenzialmente scritto da Mussolini con l'aiuto di alcuni giovani e sconosciuti antropologi, che poi è stato suffragato da alcuni famosi scienziati, due li vedete lì in alto, anche qui ci sono delle storie divertenti, e questo decalogo comprendeva una frase, uno slogan molto efficace, che è quello che leggete lì, riassunto perché a volte è un po' più lungo, e un lungo paragrafo di spiegazione. Ora è interessante guardare questo decalogo perché un po' riassume molte cose di cui parleremo oggi. Uno, il primo punto, le razze umane esistono, e il terzo è importante, dice: il concetto di razza è un concetto puramente biologico. Qui non stiamo parlando di mentalità, di stati d'animo, di modi di pensare, di costumi, stiamo parlando di biologia, quindi di qualcosa studiabile con gli strumenti della scienza. È importante questo perché nel fascismo c'era anche una corrente che faceva capo a Julius Evola, che invece puntava a un concetto spirituale delle razze. E molto più difficile da definire in poche righe, la difesa della razza esce diretta da Telesio Interlandi, che è un giornalista, un propagandista fascista, come affermazione invece del concetto biologico. Prevalgono, almeno in quel momento, non definitivamente, quelli che dicono: no, no, la realtà delle nostre razze è nel sangue, come si diceva allora, oggi diremmo nel DNA. Se il concetto di razza è puramente biologico, vuol dire che è studiabile con i criteri della scienza. Ma qui casca l'asino. Vedete, ci sono indicate in giallo, sottolineate, quattro definizioni della razza che si dovrebbe difendere. E questa razza viene definita al punto 4 ariana, al punto 6 italiana, al punto 8 i mediterranei d'Europa occidentale e al punto 10 europei. Questa è una delle due cose importanti che vi voglio dire questa sera. Anche quelli che credono alla natura biologica delle razze umane non riescono a mettersi d'accordo su quante siano e quali siano le razze umane. Sono ariani gli italiani oppure no? Il dibattito è andato avanti per tutti i 5 anni della rivista. E verrebbe da dire che se ci sono delle contraddizioni così evidenti che saltano fuori addirittura nel documento istitutivo di questa rivista, beh, forse è meglio calmarsi un attimo e cercare prima di mettersi d'accordo. Ma il punto è che nessuno si è mai messo d'accordo sulla lista delle razze umane. L'elemento storico più forte che ci porta a ritenere oggi che le razze umane, al contrario di quanto si dice lì, non esistano dal punto di vista biologico, è proprio il fatto che anche quelli che ci credono non riescono a mettersi d'accordo su quali siano. In realtà, come dicevamo prima, il problema è politico. Non gliene frega niente di definire con esattezza le razze, perché il punto fondamentale è nel punto 7. È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. Questo è quello che si vuole ottenere. E la scienza dietro serve soltanto per dare a questo ragionamento politico, che andrebbe naturalmente affrontato come tale, una verniciatura in qualche modo di obiettività, di neutralità. Lo stile della rivista, vi farò vedere un po' di copertine adesso, è appunto quello di utilizzare degli strumenti della comunicazione scientifica per lanciare dei messaggi che di scientifico non hanno nulla. Quello che vedete, questo schema, è uno strumento di cui chi si occupa di genetica come me fa uso quotidiano praticamente, l'albero genealogico. E l'idea sarebbe che quei due signori in alto si sono sposati, hanno avuto quei due figli là, e i due figli là hanno avuto quei quattro discendenti.
Ma in realtà è tutto falso. Quel signore in alto a sinistra è il vincitore di una gara di atletica ed è ritratto in un'altra pagina della rivista, in un altro numero. Non si è mai sposato con quella signora nera, non hanno mai avuto quei due figli lì e non hanno mai avuto quei nipoti. Quindi un utilizzo spregiudicato di forme di comunicazione scientifica per mandare un messaggio diverso. E direi che il messaggio è espresso con grande efficacia ancora una volta da queste e da altre copertine. Vedete, ci sono due mani, una bianca e una nera, che si toccano, è un gesto d'amore. Però il fiore che spunta tra le due mani è un fiore che si affloscia su se stesso. Il problema principale dei curatori di questa rivista e del regime che l'appoggiava è difendere gli italiani, questa razza non ben definita, ma gli italiani comunque, dal rischio del meticciato, che è quello che oggi si chiamerebbe ibridazione, la mescolanza. La mescolanza da chi? Dai neri e dagli ebrei. I due gruppi individuati sul territorio nazionale che per motivi molto diversi venivano visti dal fascismo come una minaccia. Gli ebrei, per motivi che è troppo lungo analizzare, ma che certo non sono semplicemente legati, come qualcuno ha sostenuto, all'alleanza con la Germania nazista. Ecco, non è sostenibile che il razzismo del fascismo sia stato semplicemente un prezzo pagato a Hitler per potersi alleare con lui. Il razzismo fascista nasce prima di questa rivista, si esprime in maniera molto articolata già prima delle leggi razziali, e nelle leggi razziali trova semplicemente il suo momento più evidente. E sugli africani l'abbiamo detto prima. E il progetto politico della rivista è espresso in maniera molto chiara da questa copertina in cui c'è questo gladio romano che Zacchete separa i buoni dai cattivi. Ora, quello che cercherò di dirvi adesso, nei prossimi minuti, passando a raccontarvi quello che possiamo dire oggi su questo tema, è che questa operazione, indipendentemente da come la consideriamo da un punto di vista sociale e politico, per avere un qualche senso biologico, avrebbe dovuto essere fatta 40.000 anni fa. 40.000 anni fa sarebbe stato possibile separare i veri europei dai veri africani. Gli ebrei non c'erano, naturalmente. Chi erano i veri europei? I veri europei erano un gruppo umano molto diverso da noi, forse addirittura una diversa specie umana, che si chiamava uomo di Neanderthal e che occupava da 300.000 anni prima l'Europa. Erano fatti in maniera diversa da noi. Chiunque sia in grado di mettersi una matita sopra gli occhi e di tenerla in equilibrio potrebbe essere un uomo di Neanderthal, provateci se volete, non ci riesce nessuno. Ma l'uomo di Neanderthal, per esempio, non poteva fare così perché non avevano il mento, avevano un cranio diverso dal nostro. Se ne sono stati più o meno in pace in Europa per circa 300.000 anni, ma 50.000 anni fa, della gente fatta come noi, con un cranio come il nostro, con un corpo molto simile al nostro, che per 100.000 anni era stata in Africa, esce dall'Africa e nel giro di pochissimo tempo le altre specie umane, Neanderthal in Europa e una o due altre specie in Asia, più tutte quelle che non conosciamo probabilmente, non è detto che le conosciamo tutte, gli altri gruppi umani si estinguono. Gli africani colonizzano rapidamente tutta quanta la terra, gli altri spariscono. Se volete vedere un vero europeo è troppo tardi, dovevate pensarci 40.000 anni fa. Se invece volete vedere un vero africano, la cosa è semplicissima, perché basta guardarvi allo specchio e guardarvi intorno, gli africani siamo noi. Come faccio a sostenere queste cose? Beh, adesso ne parliamo e vediamo. Innanzitutto togliamo un equivoco, non è vero che siamo tutti uguali. Se per caso qualcuno pensa che siamo tutti uguali, si sbaglia, basta guardarsi intorno. E d'altra parte, quando faccio vedere ai miei studenti questa foto in cui ci sono sei facce, beh, 4 o 5 di quelle facce riescono a piazzarle nel continente giusto, non nella città giusta. Non è vero che c'è la faccia dei modenesi che è diversa da quella dei reggiani, questo non è vero, ma nel continente giusto molta gente la riusciamo a piazzare. Quindi evidentemente c'è qualche informazione nell'aspetto fisico delle persone che ci dice qualcosa sull'origine di queste persone nei casi facili. Questa ragazza in alto, questo è un caso facile, questa è chiaramente africana, lo vedono tutti, questa bella ragazza sorridente, in questi schemi gli europei sono sempre belli e sorridenti, è chiaramente europea. Se beccavano qualcuno con un piercing tipo quello di questo signore, e ce ne sono, insomma, forse le cose sarebbero state più realistiche. Fatto sta che questo signore col piercing viene dalla Melanesia, questa signora è chiaramente dal sud-est asiatico. E vabbè, insomma, con un po' di sforzo, visto che abbiamo parlato di 4 continenti, si capisce anche che questo qua è un indiano d'America, questo è più difficile da beccare. Quindi, bene o male, tanta gente può essere collocata grosso modo nella sua area di origine, ma c'è un primo problema che è il più piccolo, il più grosso arriva tra un attimo, ed è per esempio rappresentato da figure di questo tipo qua. Da dove viene questo ragazzo, secondo voi? Viene
L'88, dice il signore, mi rovina tutto. Mi rovina tutto. Di solito, allora facciamo andare, l'esperimento è fallito, ma possiamo. Cioè, beccato, è vero. Lo sapevate? No, veramente non venga più per cortesia alle mie presentazioni. Di solito, quando si fa questa cosa qua, c'è qualcuno che dice dal Nepal. E qualcun altro dice no, quando dico no, dal Nepal no, allora qualcuno dice vabbè, verrà dalle Ande. Perché molti dicono dal Nepal e dalle Ande? Perché c'è il cappellino. Perché c'è il cappellino e uno dice viene da un posto freddo, così. Quindi il senso di questo esperimento, rovinato dall'intempestivo intervento di chi sapeva, la sapeva più lunga di... In Cina, peraltro. Cosa? Il cappellino fatto in Cina, probabilmente. Questo qui è in realtà un africano del sud-ovest, sono 88, hanno la pelle molto più chiara degli altri africani, hanno degli occhi a mandorla che sembrano orientali. E quindi il senso di questo esperimento era semplicemente di dirvi, attenzione, che noi pensiamo di valutare l'aspetto fisico delle persone, ma in realtà siamo molto sensibili a dei segnali che ci derivano dalla cultura, come ci si veste, come ci si muove. Se per esempio passate un po' di tempo negli Stati Uniti d'America, gli italiani imparate a riconoscere non per il loro aspetto, né per il fatto che si vestano meglio degli altri, perché ormai non è più vero neanche questo, ma per il fatto che gesticolano quando parlano. Se uno parla come sto facendo io, dopo un poco gli si va di fianco, gli si dice ma tu sei italiano, e salta fuori che è italiano. Quindi c'è una capacità nostra di riconoscere l'origine della gente che ha portato addirittura allo sviluppo di una scienza che era la tipologia, l'antropologia tipologica, riconoscere i tipi umani e attribuirli al loro posto di origine e in pratica elencare il catalogo delle razze. Ma una prima difficoltà deriva dal fatto che non tutti sono facilmente classificabili. Il problema principale però non è ancora questo, il problema principale lo vedete qua. Quando entrate all'interno di una popolazione, quando beccate le persone che stanno nello stesso posto e quindi devono per forza appartenere, se ci sono le razze, alla stessa razza, e non sono tutti uguali. Questi quattro signori vengono dalla stessa comunità del sud degli Stati Uniti d'America, della Georgia, e se considerate il colore della pelle, cioè la prima caratteristica che noi italiani guardiamo per etichettare il nostro prossimo, beh, vi garantisco che non c'è modo di far rientrare questo colore della pelle nella stessa categoria in cui rientra questo qua. Allora, i colori della pelle sono molto diversi. Quindi sì, è abbastanza facile individuare alcuni tipi fondamentali, ma poi quando si va a guardare in dettaglio gli individui sono diversi anche loro. E detto questo, non vi stupirete se vi dico che nel corso della storia ci sono state decine di tentativi di elencare le razze umane e l'unico aspetto in comune di questi tentativi è che ognuno contraddice tutti gli altri. Qui ne ho elencati alcuni, ho eliminato volutamente i tentativi più bizzarri, ci sono stati anche molti matti che hanno cercato di presentare classificazioni umane, ognuno ha il suo museo degli orrori. Il libro che a me piace di più è un libro uscito nel 1901 negli Stati Uniti a St. Louis, scritto da uno che si chiama Carroll, come l'autore di Alice, e che si chiama Il negro è una bestia. E mi piace perché il fatto, insomma, questo qua non le manda a dire le cose. La teoria è molto interessante, adesso non ve la sto a raccontare, ma se volete ve la racconto dopo. In sostanza, questo Carroll sosteneva che i negri derivano dal serpente che ha tentato Eva e che Dio ha dovuto sacrificare suo figlio in croce per salvare l'umanità dal peccato originale fatto dai negri. Questa era la sofisticata teoria evoluzionistica di Carroll. Tutti questi tentativi li lasciamo da parte. Quella che vedete qua è un piccolo riassunto dove il numero rappresenta il numero di razze proposte e quelli che vedete a sinistra è una specie di hit parade di grandi naturalisti del 700 e dell'800. Naturalmente si può far risalire la classificazione razziale molto indietro. Anzi, può sembrare strano perché oggi sentiamo degli stereotipi razziali proposti da persone che non brillano per la loro lucidità e intelligenza. Ma nell'Atene del V secolo, l'Atene di Pericle, c'erano due razze, c'erano i greci e i barbari. Questo è un meccanismo psicologico che secondo me dobbiamo accettare. Ci siamo noi che siamo normali, che facciamo delle cose normali, parliamo in modo normale, poi c'è dell'altra gente che tanto normale non ci sembra, non sono come noi. Barbari vuol dire quelli che non sanno parlare, quelli che balbettano, no? Quindi anche nell'Atene del V secolo, se volete, c'era una classificazione razziale binaria molto semplice, noi e loro, ma il tentativo di classificazione razziale scientifico, il primo, viene da Linneo, grande naturalista svedese, che nel 700 prepara la prima classificazione di tutti gli animali, le piante e i minerali addirittura. Linneo è quello che si è inventato il sistema binario, Homo sapiens, l'avrete sentito anche voi, genere e specie siamo noi. Linneo è quello che
propone e fa affermare questo sistema di classificazione dei viventi. Nella nona edizione del suo libro Sistema Nature, il sistema della natura, Linneo avanza una prima classificazione delle razze umane. Ne propone in realtà sei, ma due sono proprio strane e lasciamo perdere. Le quattro vere razze, secondo Linneo, corrispondono ai quattro elementi fuoco, aria, acqua e terra, a indicare come ci siano contaminazioni tra vari campi del sapere. E Linneo dice ci sono gli europei, ci sono gli asiatici, che lui chiama luridus, con un curioso capovolgimento del luogo comune. Sapete che per i giapponesi siamo noi che siamo sporchi, perché abbiamo una sostanza nel sudore che loro percepiscono e noi no. Per cui, se parlate con i giapponesi vi diranno, cioè non ve lo diranno perché sono gentili, ma penseranno che puzziamo. Per Linneo il discorso era il contrario. Afer sono gli africani, americanus sono gli americani. E a ciascuna di queste razze corrisponde una descrizione psicologica, chiaramente un po' raffazzonata. Blumenbach si accorge che nel sistema di Linneo manca un continente e lo propone. E dice no, ci sono quei quattro, ma ci sono anche gli australiani. Blumenbach, giusto per darvi un'idea di quanto complicati siano questi fenomeni, è un illuminista ed è una persona che oggi chiameremmo sicuramente di sinistra. Però è un uomo del suo tempo. E Blumenbach pensa che ci sia stata una decadenza a partire dai migliori, dai più belli, che erano quelli del Caucaso, da cui la definizione caucasici per definire gli europei, e siccome questa decadenza secondo lui andava in due direzioni, ha bisogno di un numero di razze dispari, perché dalla razza caucasica c'è stato un primo livello di decadenza di qua e un secondo livello di decadenza. Quindi più decadenti di tutti sono gli africani e gli australiani, secondo lui, e in mezzo ci stanno gli americani e gli asiatici. Poi arriva Cuvier, un altro grandissimo fondatore dell'anatomia comparata, e dice no, le razze sono tra i bianchi, neri e gialli. E poi Huxley, invece, il mastino di Darwin, altra stella di primissima grandezza, dice no, le razze sono quattro, ma attenzione, gli europei sono biondi. Quindi gli europei che non sono biondi in realtà sono il frutto di una ibridazione con gli africani. Come vedete c'è un desiderio di capire, di classificare, in molti casi genuino, e c'è una mancanza di dati, però insomma non tutte le domande che ci vengono in testa hanno una soluzione. Se oggi vi chiedessi ma perché pensiamo le cose che pensiamo, questa è una domanda molto interessante, ma non abbiamo alcun modo di rispondere scientificamente, non lo sappiamo, non abbiamo gli strumenti per indagare questi fenomeni. Loro ci provano lo stesso e di solito si ficcano nei guai. E un guaio lo vedete in quella crescita di questi numeri, le razze diventano sempre più. Perché diventano sempre più? Perché man mano che gli esploratori raggiungono nuovi territori, descrivono nuove popolazioni, non riescono a ficcare queste nuove popolazioni dentro al vecchio catalogo razziale e quindi sono costretti ad ampliarlo. Nel 1933, per l'esposizione universale di Chicago, il Museo di Storia Naturale incarica una scultrice, si chiamava Malvina Hoffman, di partire e fare il giro del mondo accompagnata dagli antropologi del museo e, tornata a casa, realizzare delle statue a dimensioni naturali che rappresentino le razze umane. Malvina Hoffman, dopo due anni, torna e ne fa 107. 107 razze umane. Dire 107 o dire 0 è praticamente lo stesso. Non si riesce a trovare un criterio scientifico obiettivo per distinguere tra 107 classi di oggetti differenti. Nel XX secolo, in realtà, si arriva addirittura a sistemi di classificazione con 200 razze. Ma è chiaro che a questo punto il problema è diventato impossibile da gestire. Prova in maniera a suo modo eroica un esplicito razzista invece americano che si chiamava Carlton Coon. I suoi libri sono stati tradotti anche in italiano e si trovano a volte nelle bancarelle. Carlton Coon opera una robusta semplificazione, capisce un paio di cose interessanti. Per esempio lui dice in Africa ci sono due razze differenti. Non è vero, ma lui ha capito che in Africa c'è molta diversità. Ci sono tante cose. E dice no, le razze sono cinque. Ma a quel punto la partita in qualche modo è persa, perché è diventato una situazione così confusa, il concetto di razza è diventato così impossibile da gestire, che si afferma un modo di pensare diverso. Comincia a esserci della gente che dice ragazzi, qui non si capisce più niente, forse lo scopo della biologia non è fare questi cataloghi che non servono a nulla, ma fare qualcosa di diverso. Qual è il punto con cui si scontrano queste persone? Il punto è che i caratteri di cui si occupano, l'aspetto fisico della gente, i cosiddetti caratteri morfologici, sono molto interessanti ma hanno dei difetti. Ognuno va per conto suo. Per esempio si può scegliere, queste sono due mappe che rappresentano schematicamente il colore della pelle in alto e la statura in basso, purtroppo i colori non si vedono bene. Questi che vedete sono delle indicazioni del colore medio della pelle nelle popolazioni dei vari territori. Come vedete, gran parte dell'Africa, a parte qui gli ottentotti, gran parte dell'Africa e dell'Australia sono scure.
quindi lì ci sono popolazioni con la pelle scura. Se considerate il colore della pelle come un modo per classificare la gente, allora australiani e africani sono della stessa razza, sono dello stesso gruppo, ma se andate a guardare il gruppo sanguigno non è più così, anzi africani e australiani sono agli estremi. Se andate a guardare la statura ancora non è più così, certi africani sono simili ai nordamericani, certi australiani sono simili agli asiatici. Quindi la gente in realtà la si può classificare come volete voi, anche sulla base del colore del pullover o del numero di denti in bocca. Il problema è che queste classificazioni non ci permettono di capire come sono distribuiti altri caratteri, non ci permettono di prevedere altri caratteri, perché i vari aspetti del nostro corpo non sono correlati. Questo è quello che si chiama variabilità discordante. Sulla base del colore degli occhi non potete prevedere il gruppo sanguigno, e viceversa. E si parla anche di variabilità continua, nel senso che non ci sono dei blocchi ben distinti, uno di qua e uno di là, ma invece c'è un passaggio graduale continuo da pelli chiare a pelli sempre più scure, da una prevalenza del gruppo sanguigno A a una prevalenza del gruppo sanguigno 0 e così via. Quindi variabilità continua e discordante. Se le cose stanno così, la morfologia non ci permette di arrivare ad un catalogo razziale. Il primo che se n'è accorto è stato questo grande antropologo americano, si chiamava Livingstone, Frank Livingstone. Nel 62 pubblica un articolo di 3 paginette, molto bello, varrebbe la pena di fermarsi a vedere anche come spiega la sua posizione, è davvero un esempio di prosa scientifica, nel quale lui dice: se le etichette razziali non ci permettono di prevedere la biodiversità, allora smettiamola di parlare di razze e cominciamo a cercare invece di capire le singole popolazioni piazzate in un certo punto della Terra con le loro coordinate geografiche, in che rapporti sono l'una con le altre. Emerge un nuovo paradigma scientifico, che è quello su cui poi lavorano ancora oggi molte persone come me. La descrizione della biodiversità non più come frutto della compresenza di gruppi ben distinti, ma come un fenomeno continuo. Non è finita la storia, ci sono ancora moltissimi in campo scientifico che operano secondo categorie razziali. Dunque, qui ho paura che dovrò fare una piccola parentesi metodologica. Questa è l'unica cosa difficile che vi racconto. Siccome è tardi, se non volete seguire questa parte qua, potete pensare il vostro pensiero preferito per 2 minuti, poi ci penserò io a richiamare la vostra attenzione, però se vi distraete dopo dovrete fidarvi di quello che vi dico. E quindi se volete invece verificare quello che vi dico, state attenti a questa cosa qua. Questo è uno schema in cui ci sono dei pallini di colori diversi a indicare persone di popolazioni diverse. C'è la popolazione gialla formata da 4 persone, 4 quelli verdi, 5 quelli viola e 3 quelli rossi. E c'è anche una linea a indicare che queste due popolazioni stanno da un lato di una barriera, che potrebbe essere una barriera razziale o continentale, e ci sono questi qua che stanno dall'altra parte della barriera. Cosa si fa per studiare le differenze genetiche? In ciascuna delle nostre cellule c'è il DNA, questo lo sanno tutti, e il DNA viene rappresentato come formato da lunghe catene in cui si susseguono molecole di 4 tipi, che vengono indicate con le lettere T, A, G e C. Quindi il mestiere dei genetisti consiste nel prendere le cellule di qualcuno e di andare a leggere la sequenza di queste lettere, le sequenze del DNA. Per gli scopi che ci interessano, per misurare quanto simili o quanto diversi siamo l'uno dall'altro, cosa si fa? Beh, vedete, qui c'è un esempio con 3 sequenze di DNA che mi sono inventato naturalmente, e questi 3 individui hanno tutti quanti una T nella prima posizione, poi hanno una A, sono identici, e però qui, indicato in giallo più chiaro, c'è uno che ha una G e 2 che hanno una T. Quindi il secondo e il terzo individuo sono diversi dal primo. Poi c'è una sfilza di lettere tutte quante uguali, in realtà 999 lettere su 1000 sono uguali nei nostri DNA. Cioè, se prendete 2 persone a caso sulla Terra e confrontate 1000 delle loro basi del DNA, una sarà diversa e 999 uguali in media. Però tutte quelle uguali non ci dicono niente, siamo tutti uguali, bene, vuol dire che non siamo scimpanzé, ma questo si capisce subito. Ci si concentra su quelle variabili e si contano le differenze. E si possono contare, per esempio, le differenze tra 2 individui della stessa popolazione, facendo tutti i confronti possibili. Ogni reggiano con tutti gli altri reggiani. Poi si possono fare dei confronti tra persone di popolazioni diverse dello stesso gruppo, per esempio i reggiani con i parigini con i londinesi con quelli di Madrid e così via. E alla fine fate la media di tutte queste differenze indicate da queste linee tratteggiate, sottraete le differenze interne e ottenete una misura di quello che si aggiunge alle differenze se si appartiene a 2 popolazioni differenti della stessa razza. E poi potete fare dei confronti tra 2 razze o tra 2 continenti diversi,
E ancora una volta ottenete dei confronti lungo queste linee qua, naturalmente che questo con questo e così via. Fate la media, sottraete a questa media la media di queste qua e ottenete il contributo costituito dall'appartenere a due gruppi continentali diversi. Vedo delle facce perplesse, però grosso modo mi pare che ci siamo capiti. Il primo che ha fatto seriamente questa operazione è questo signore, che è un genetista di Harvard, ancora vivo, mentre Livingstone purtroppo è morto. Si chiama Richard Lewontin, e Richard Lewontin nel 72 prende tutti i dati che c'erano a disposizione, che non erano dati del DNA. All'epoca non si riusciva a studiare il DNA, si studiavano le proteine e poi si cercava di capire cosa ci fosse nel DNA. E Lewontin trova che all'interno delle popolazioni c'è l'85% di queste differenze. A Reggio Emilia c'è l'85% della variabilità genetica mondiale. Poi tra popolazioni diverse della stessa razza, Lewontin usava un sistema di classificazione a 7 razze, la differenza è circa l'8% del totale, e tra razze diverse la differenza è il 6%, spiccioli. Spiccioli. Lewontin lavora su 17 proteine diverse, tutti i dati che c'erano all'epoca. Lewontin era uno che le cose non le mandava a dire, e quindi conclude il suo articolo dicendo: guardate, questo dimostra che da un punto di vista biologico le differenze tra gruppi diversi sono irrisorie. Siccome il concetto di razza dal punto di vista sociale è un disastro, sarebbe ora di smetterla con questi termini e farla finita una volta per tutte. Succede, come potete immaginarvi, un putiferio. Gliene dicono tante, gli dicono che è comunista. Come vedete, un'accusa che si può utilizzare in vari contesti e in vari momenti, e l'accusa è fondata. Lewontin è marxista, però non per questo ha ottenuto questi risultati, è marxista, però ha fatto questi conti. La seconda accusa che gli muovono è fondata, anche quella: ha fatto un errore dei calcoli, c'è un errore statistico. L'anno dopo un antropologo australiano, si chiamava Letter, rifà i calcoli di Lewontin aggiungendo un'altra proteina e trova la stessa cosa, 86, 5 e 9. E allora dicono: vabbè, bisogna farlo col DNA però questa cosa, le proteine non ci permettono di capire come sono fatti i nostri geni, bisogna farlo col DNA. All'epoca non era possibile farlo, lo è diventato qualche anno più tardi, e questa è una cosa che abbiamo fatto nel mio laboratorio, e lavorando su un gruppo di geni diversi abbiamo ottenuto, guardate, lo stesso numero di Lewontin, 85, 5 e 10. E in seguito c'è stata una serie di studi su numeri sempre crescenti di geni, compreso quest'ultimo, che non è un errore. C'è qualcuno che è riuscito a studiare 650.000 regioni del DNA. Ci sono dei problemi tecnici, questo dato non è molto chiaro. La cosa importante è che, come vedete, tutti questi studi danno lo stesso risultato, a meno dell'errore statistico, e le medie sono 85, 5, 10, cioè quello che aveva trovato Lewontin. Questo è il criterio di verità della scienza. La scienza non riesce a dirvi cosa è vero, ma in campo scientifico, se ricercatori indipendenti ottengono lo stesso risultato, allora si presume che questo risultato sia attendibile, sia credibile. Qui salta fuori che le differenze fra razze o continenti diversi sono una piccola percentuale della variabilità genetica globale. Cosa vuol dire questo? Provate a immaginarvi di considerare degli africani, degli asiatici e degli europei. Sono le tre razze di QVE queste qua. E qui si vede anche che gli africani raccolgono bacche nella foresta, già gli asiatici dispongono di mezzi di trasporto, ma noi in Europa abbiamo la tecnologia, abbiamo l'app. Se cosa? In Asia si vede sullo sfondo. Si vede un'ape, sì, è bella, la tecnologia europea è penetrata ovunque. Se fissiamo pari al 100%, al massimo possibile, le differenze tra le persone più diverse che vi vengono in mente, tra voi e Nelson Mandela per esempio, le differenze tra Nanni Moretti e Renato Carpinteri in questa immagine, o tra questa signora e quello che pedala, non sono il 10%, come verrebbe da pensare, ma sono l'85%. Quindi un cinese è più diverso da noi del nostro vicino, ma di tanto così. È più diverso da noi del nostro vicino. Non è vero delle cose che ogni tanto si leggono sui giornali, per cui si dice: ma un cinese può essere più simile a noi di un altro reggiano. Mediamente no, ce ne sarà anche qualcuno, ma mediamente no. Ma in realtà a essere cinesi si è soltanto un pochino più diversi di quanto non siano due reggiani tra di loro. Un altro modo per raccontare questa storia è dire che se per caso c'è la guerra atomica e si salva soltanto la popolazione di Reggio Emilia, si salva circa l'85% della nostra biodiversità.
Non è un motivo per prendere alla leggera la prospettiva di una guerra globale, però insomma significa che in realtà basta una piccola popolazione a tenere in vita una grande parte della nostra biodiversità. In realtà se rimane soltanto Reggio Emilia, io direi che è intorno al 70% della biodiversità che si salva. Se invece si salva una città delle stesse dimensioni in Africa, sarà un po' più dell'85%, sarà più del 90%, e qui è il punto appunto a cui vorrei arrivare. Ma allora, perché anche con i geni non si riesce a classificare le razze? Il guaio dei caratteri genetici è che la variabilità è continua e discordante. E se questa frase vi suona vagamente familiare è perché l'abbiamo detta 10 minuti fa. I geni ci dicono la stessa cosa che ci dice l'aspetto fisico delle persone. Non riusciamo a tracciare delle linee perché i geni sono distribuiti in maniera continua e sulla base del gruppo sanguigno voi non riuscite a prevedere se uno digerisce o non digerisce il lattosio, non riuscite a capire se uno è microcitemico oppure non lo è. Ogni gene ha una storia a parte. Perché ho detto prima che l'Africa è particolare? Ma perché ci sono vari elementi, adesso non credo di aver portato le diapositive per riassumervelo, vari elementi, ma in studi molto molto diversi, che indicano come in Africa ci sia molta più diversità che negli altri continenti. Guardate che stiamo parlando sempre di quella base del DNA su 1000 che è variabile. 999 per 1000 del nostro DNA è identico in tutti gli umani, ma quell'unico 1 per 1000 è distribuito in modo particolare, c'è tanta variabilità in Africa, ce n'è di meno altrove. E quelli che lavorano in questo campo pensano, d'accordo con i paleontologi che hanno scoperto le ossa dei nostri antenati, pensano che questo sia il frutto di un processo di espansione dall'Africa che è cominciato intorno a 60.000 anni fa e che ha portato in pochissimo tempo, secondo queste linee, grosso modo, alla colonizzazione di tutta la Terra. Siamo come siamo perché siamo una specie che si muove molto, che si è spostata moltissimo. Prima di procedere vorrei che ci rendessimo conto che qui stiamo parlando di 60.000 anni di storia dell'umanità, quindi di un fenomeno di una complessità enorme. Su questo fenomeno noi abbiamo poche informazioni. Noi sappiamo come siamo fatti adesso, conosciamo le nostre differenze, conosciamo le ossa dei nostri antenati, pochissimi però, e conosciamo un po' del DNA dei nostri antenati perché oggi si riesce ad estrarre un po' di DNA dalle ossa e a dire qualcosina sui nostri antenati. Quindi quello che io vi riassumerò nelle prossime 3 diapositive in maniera brutale è un fenomeno di grande complessità, compreso solo in parte, sul quale si continua a lavorare e sul quale ci sono tantissimi punti interrogativi. Ma uno schema fondamentale l'abbiamo capito. E quello che è successo probabilmente è qualcosa di questo genere qua. Questa che vedete è la sagoma dell'Africa e i pallini rappresentano i diversi geni dei diversi individui. Quindi ci sono vari colori diversi perché la gente è diversa. E questa potrebbe essere l'Africa 60.000 anni fa. In Europa ci sta l'uomo di Neanderthal. In Asia ci sta un altro gruppo umano che chiamiamo Homo erectus, che è diverso sia dal Neanderthal che dai nostri antenati africani, e forse probabilmente anche un'altra specie che è stata scoperta di recente, che è l'uomo di Flores, se per caso l'avete sentito nominare. E chissà quant'altra gente che non abbiamo ancora conosciuto. 60.000 anni fa la vita non è facile. I nostri antenati vivono di caccia e raccolta. Cosa vuol dire? Si muovono in piccole comunità che seguono gli animali da preda, ogni tanto quando hanno fortuna ne catturano uno e allora si mangia, per il resto raccolgono la frutta che cresce spontaneamente. Dopo un poco non c'è più niente da mangiare in un posto, si spostano da un'altra parte. Molto spesso queste comunità fanno una brutta fine, però qualcuna di loro sopravvive, tanto è vero che oggi siamo qua. Nel corso di questi spostamenti, assolutamente non pianificati, non esistono carte geografiche, non esistono punti cardinali, non esiste niente, qualcuno a un certo punto trova il passaggio in Palestina, verso la Palestina. E come vedete, in questa zona i pallini sono prevalentemente gialli e blu, per caso. Ma quando questi qua passano in Palestina, si trovano di fronte un territorio pieno di risorse e largamente spopolato. C'è qualche Neanderthal, ma non tanti. Quindi d'improvviso c'è un sacco di roba da mangiare. E questo significa che anziché morire al 50% nel primo anno di età, i bambini sopravvivono di più. Questo significa che anziché morire di fame a 12 anni, molti arrivano a 30 e quindi riescono ad avere dei figli. La popolazione aumenta molto rapidamente, molto rapidamente. E chi aumenta molto rapidamente? I discendenti di questi gialli e blu che sono usciti dall'Africa.
se uscivano i Rossi e Verdi aumentavano di numero i discendenti dei Rossi e Verdi, ma il risultato è che nel giro di pochissimo tempo, nel giro di 20.000 anni, tutto il vecchio continente, l'Australia, è popolato ed è popolato dai discendenti di questi qua, con qualche pallino di colori diversi perché naturalmente la migrazione continua. Alla fine, quindi, quando tutto il vecchio continente è colonizzato, l'America arriverà dopo e sarà colonizzata da della gente che proviene dalla Mongolia, probabilmente, e l'America verrà colonizzata rapidissimamente, questo è un altro dei problemi, dei misteri, insomma, non si capisce bene come abbiano fatto ad andare così in fretta dallo stretto di Bering fino giù in Patagonia. Quando la colonizzazione della Terra sarà completa, avremo, come vedete, dei discendenti di questi africani qua che sono distribuiti un po' in tutto il continente e in Africa sia discendenti di questi gialli e blu che anche altra gente diversa. Quindi in Africa c'è una specie di catalogo completo di tutta la variabilità genetica dell'umanità, di tutti i DNA dell'umanità, e fuori dall'Africa invece c'è un catalogo incompleto dei DNA dell'umanità. Vi ho raccontato una storia estremamente complessa con pochissime immagini, non prendiamoci in giro, insomma, non è andata solo così, ci sono stati dei fenomeni molto più complessi, della gente tornata indietro, ci sono ampie aree della Terra di cui non si capisce molto, e una è l'India, perché gli indiani si sono stufati di farsi prendere i campioni dagli americani e dagli inglesi, non si può più portare fuori dall'India campioni biologici umani e l'India non la conosciamo. Non la conosciamo perché i laboratori locali non sono in grado di lavorare secondo gli standard, in prevalenza internazionali. Quindi l'India è una grande regione misteriosa, l'Australia, i pochi aborigeni australiani rimasti non sono stati studiati perché non concedono il loro sangue e il loro DNA, non vogliono e bisogna rispettarli. Quindi ci sono un sacco di problemi aperti, però grosso modo questo è uno schema di quello che può essere successo negli ultimi 40.000 anni. Di che razza è quest'uomo? Perché insomma, se siamo convinti tutti, poi magari ne riparliamo, ma se siamo convinti tutti che le razze nell'uomo non sono un fenomeno biologico, beh, allora bisognerà un po' ragionare su quello che sta succedendo in questi giorni. Obama, anche per chi crede fermamente nella classificazione razziale, e ce ne sono, non tutti la pensano come me, Obama è inclassificabile, perché sua mamma è del Kansas, suo padre è keniota, quindi lui sarebbe uno di quei pochissimi che secondo questi signori non può essere attribuito ad una razza, perché in realtà è di due razze diverse. Ma in realtà sapete tutti che Obama è il primo presidente nero della storia degli Stati Uniti d'America, basta aprire il giornale. Allora cosa vuol dire? Secondo me vuol dire che la razza, che dal punto di vista biologico per l'uomo è un concetto che non funziona, per l'uomo gli orangutan hanno le razze, ci sono due razze di orangutan, una a Sumatra e una nel Borneo, e se date a un esperto di orangutan un pezzo di DNA di un orangutan, l'esperto vi dice questo viene dal Borneo o da Sumatra, quindi negli orangutan le razze ci sono, se volete essere razzisti diventate orangutan e non avrete più nessuna obiezione. Le razze che nell'umanità non hanno un valore biologico, in realtà sono un importante fattore sociale. Ci sono delle etichette sociali e queste etichette in molti paesi e senz'altro negli Stati Uniti d'America vanno secondo degli pseudo confini razziali. In realtà, soprattutto negli Stati Uniti d'America, quello che fa sì che Obama sia considerato nero è una serie di leggi approvate nel momento in cui si abolisce la schiavitù, che si chiamavano le leggi della singola goccia, one drop laws. Cos'è questa goccia? Era la goccia di sangue della razza inferiore. Chiunque abbia anche una sola goccia di sangue di una razza inferiore appartiene alla razza inferiore, cioè i figli degli schiavi e dei bianchi venivano attribuiti alla comunità degli schiavi. I figli dei bianchi e degli ebrei, c'era tutta una casistica codificata, sono ebrei. I figli dei neri e degli ebrei non lo so, e se qualcuno, se il Signore lo sa per esempio, no. Non lo so, secondo me erano neri alla fine. Convenzioni sociali che però continuano ad operare, specie in paesi come gli Stati Uniti, in cui ci sono delle chiare separazioni geografiche tra i membri delle diverse comunità. Chi è stato negli Stati Uniti sa che sia per la strada a New York, sia in un quartiere dove tutti parlano spagnolo, sono tutti portoricani, si attraversa la strada e si finisce nella Harlem e sono tutti quanti neri. E c'è veramente un cambiamento antropologico enorme semplicemente attraversando una strada. In un paese in cui ci sono dei gruppi così distinti, indubbiamente le razze in un certo senso esistono, non perché i portoricani siano terribilmente diversi dai neri, ma perché si sposano tra di loro, si parlano tra di loro, costituiscono un gruppo sociale differente. Però di gruppi sociali stiamo parlando, non di gruppi biologici.
Io potrei finire qua questa chiacchierata, però se volete vi racconto un altro paio di cosucce. Sì. Vi racconto le cosucce. Allora, un'obiezione che mi è stata fatta una volta è quella che vedete scritta lì. Io l'ho presa sul serio perché è una cosa da prendere sul serio. Sapete che adesso va molto di moda il test del DNA, no? Si trova una macchia di sangue a Cogne. No, Cogne non è stata una cosa un po' diversa. Naturalmente la Franzoni è colpevole dell'assassino di Cogne, questo ve lo dice un genetista. Si trova una macchia di sangue nel oddio, questa cosa viene trasmessa poi da qualche parte. Ritiro quello che ho detto. Ritiro quello che ho detto, ecco, io mi riferivo al primo grado di giudizio. Nelle scene di un delitto è possibile che siano rimaste le tracce biologiche, sangue, sperma o altro, che non appartengono alla vittima. E se c'è un sospetto, si può estrarre il DNA da questi reperti biologici, confrontarli col DNA del sospetto. Se questi due DNA sono diversi, il sospetto è scagionato. Se sono uguali, il sospetto dovrà spiegare che cosa ci faceva sul luogo del delitto. E di solito non ci riesce. Questo è quello che si chiama il test del DNA. Però naturalmente fatto così lo si può fare soltanto se c'è un sospetto. In molti casi la polizia non ha un sospetto. E in questi casi la polizia però può cercare di capire qualcosa di più sull'identità del criminale che ha commesso questo atto. Per esempio, se salta fuori che il criminale è siciliano, può andare a cercarlo nei posti dove si vedono i siciliani. E se salta fuori invece che il criminale è moldavo, allora va a cercarlo nei posti dove si incontrano i moldavi. Quindi l'idea, da un punto di vista del poliziotto, va bene. E naturalmente al poliziotto non gliene frega niente che i siciliani e i moldavi non siano o non siano della stessa razza. Al poliziotto interessa avere delle informazioni sulla provenienza di un certo campione. Ed è per questo che in Italia, non lo so, ma in vari posti sono stati fatti dei sistemi di classificazione dei DNA. In Inghilterra ce n'era uno che è stato utilizzato fino al 2005 e che comprendeva 5 gruppi diversi. Nel 2005 si è cambiato e si è passati a 16 gruppi diversi. Negli Stati Uniti invece si è ancora a 5. Ma guardateli, secondo il vecchio sistema inglese si può essere europei, afro-caraibici, del subcontinente indiano, del sud-est asiatico e del Medio Oriente. Negli Stati Uniti si può essere caucasico, che vuol dire bianco, africano-americano, asiatico dell'est, ispanico e nativo americano. C'è solo una razza, c'è solo una categoria in comune, questo africano-americano, che corrisponde grossomodo all'afro-caraibico inglese. Non ci sono gli indiani qua. Se un indiano commette un crimine, un indiano dell'India, se un indiano commette un crimine negli Stati Uniti, viene classificato come bianco o nero a seconda del colore della pelle. Invece in Inghilterra c'è un gruppo specifico per gli indiani e c'è anche un gruppo di medio orientali che invece nel vecchio sistema americano sono compresi qua tra i caucasici. In questo modo gli americani guadagnano due razze e possono metterci dentro gli ispanici, che sono gente che parla spagnolo a casa sua ed è immigrata negli Stati Uniti, quindi due caratteristiche non biologiche, e i nativi americani. Allora, cosa succede se un Apache ammazza uno a Londra? Come fa la polizia inglese? La polizia inglese se ne frega, perché gli Apache a Londra non sono un problema criminale di prima grandezza. In realtà la polizia inglese è molto attenta, tanto è vero che a un certo punto nel 2005 ha cambiato il sistema di classificazione e adesso si può essere asiatico-indiano, asiatico-pakistano, asiatico del Bangladesh o asiatico-altro. Questo non perché gli indiani si siano evoluti a una velocità tale che nel 2005 gli inglesi hanno detto no, bisogna suddividerli, è perché si può essere più precisi, perché sono state scoperte delle caratteristiche del DNA che sono un po' più comuni nel Bangladesh che altrove e quindi ci possono dire qualcosa di più sull'identità di questa persona. Quindi questi non sono dei cataloghi razziali che descrivono l'umanità, sono degli elenchi che servono ad uno scopo particolare, sono quelli che gli scienziati chiamano classificazioni ingenue. E allora, parlando di classificazioni ingenue, a me quella che piace di più è quella dei bribri, che sono una popolazione del Costa Rica. Lui ride perché sa già come va a finire questa storia, se ha letto il libro. Per i bribri il sistema di classificazione è quello greco classico, insomma, greci e barbari. Ci sono i bribri, che sono loro e vuol dire uomini, e ci sono gna, che sono gli altri. Noi siamo tutti gna. E mi dispiace dovervi annunciare che gna significa le merde. I bribri non hanno grande rispetto per le identità altrui.
Tutto sommato, questo sistema di classificazione non è più infedele degli altri per descrivere la biodiversità umana. È un sistema funzionale che ha i suoi limiti, ma anche questi ce li hanno. L'esempio tipico, l'esempio più, secondo me, più chiaro di come questi sistemi di classificazione non vanno a finire da nessuna parte, è rappresentato da personaggi tipo il centravanti del Napoli, Marcello Salagetta, che è uruguaiano. In Inghilterra, se Salagetta commette un crimine e scappa, il poliziotto che gli corre dietro nel walkie-talkie dice che ha un afro-caraibico in fuga. L'Uruguay non è proprio nei Caraibi, ma insomma, pazienza. In America, questa è la cosa interessante, il poliziotto che lo insegue dice sto inseguendo un afroamericano, ma appena lo becca e sente che accento ha, immediatamente Zelaieta cambia di razza e diventa ispanico. Quindi evidentemente non stiamo parlando dell'aspetto fisico delle persone, stiamo parlando di qualcos'altro. Gli ispanici effettivamente sono, come dire, la prova provata che quando stiamo parlando di queste cose qua non stiamo parlando di biologia, perché sono ispanici, guardate, il grande pugile cubano Teofilo Stevenson, che è chiaramente di origine africana, persone come Borges, che era chiaramente di origine europea, i pochi superstiti tra i discendenti degli abitanti originali, più tutte le forme intermedie. Gli ispanici non sono certo un gruppo che ha delle radici biologiche comuni, non sono un gruppo che si è evoluto insieme. Quando si dice ispanici vuol dire che non stiamo più parlando di biologia, stiamo parlando di altre cose, ed è giusto parlare di queste altre cose ricordandoci che la biologia sta per conto suo. Charles Darwin gode di pessima stampa negli ultimi tempi. Ha cominciato il Papa nel suo discorso inaugurale, del suo pontificato, a parlare male dell'evoluzione, e da quel momento in poi vari esponenti della Chiesa, primo fra tutti il cardinale vescovo di Vienna, Schönborn, hanno cominciato uno scriteriato attacco a questa figura che, a mio modesto parere, è una delle figure chiave della modernità e uno dei più grandi geni dell'umanità. Se volete parliamo anche di questo dopo. Fatto sta che Darwin era un uomo dell'Ottocento, un uomo in cui gli stereotipi razziali erano ancora molto forti. Era un uomo intelligente e aveva capito tutto. Nel suo libro del 1871 sulla evoluzione umana, un libro che insomma chiude la sua carriera scientifica, l'ultimo libro importante che ha scritto, Darwin nel suo primo libro, L'origine delle specie, il più importante, si era ben guardato dal parlare dell'umanità, perché aveva capito che aveva già abbastanza guai per non doversene cercare degli altri. Beh, Darwin, che disponeva di poche conoscenze all'epoca, perché il DNA non si sapeva neanche che esistesse, aveva capito che c'era un problema e scrive: l'uomo è stato studiato più attentamente di qualsiasi altro animale. Eppure c'è la più grande varietà di giudizi fra le persone competenti, non tra i cretini, tra le persone competenti, riguardo se possa essere classificato come una singola razza, oppure due come dice Virey, tre come dice Jacquinot, quattro come dice Kant, che è Immanuel Kant, il filosofo famoso, cinque come diceva Blumenbach, sei come dice Buffon, sette, otto, undici, quindici, sedici, ventidue, sessanta o sessantatré razze, come dice Burke. Darwin ci sta dicendo: ragazzi, qui non stiamo parlando di scienza, perché quando le opinioni sono così contrastanti vuol dire che non ci sono dati solidi per permettere una classificazione. E quindi io mi fermerei qui sull'immagine del catalogo di una mostra che ha girato per l'Europa, e organizzata da un mio collega svizzero-francese che si chiama André Langanet. Secondo me, insomma, questa immagine, naturalmente i due modelli sono stati dipinti, però l'idea è che se grattiamo un pochino sotto la superficie della pelle troviamo una mescolanza di cose molto, molto diverse, e gli stereotipi razziali vanno a farsi benedire, e vanno a farsi benedire perché, come dice la mostra, siamo tous parentus différents, siamo tutti parenti e tutti differenti. Va bene, iniziamo con le domande.